Amici sportivi, questa sera eccoci in coppia, alla mia destra il recentissimo vincitore della 39esima edizione del Rally della Val di Cecina, Carlo Alberto Senigalliesi, e alla mia sinistra, udite udite, un redivivo, Luca Panzani, assente dai nostri microfoni dalla fine del Rally del Ciocco. Era marzo, quindi un bel oltre 100 giorni fa. Sì, un po' di tempo fa, dai. Vabbè, insomma, però come dice lui è un grandissimo lavoratore, quindi era sempre chiuso in officina. Non ci crede nessuno, perché nel frattempo ha avuto modo di fare delle gare su terra, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. Veniamo subito al recentissimo vincitore, 8 volte vincitore del Val di Cecina. Ma che c'è, scommesso, è una cosa tua particolare? È una cosa mia particolare. La conosci a memoria, quella strada, e com'è? Raccontaci. Credo che il Rally Alta Val di Cecina, alla sua 39esima edizione, non sia l'unico a conoscere le strade a memoria. E niente, è la gara di casa, la gara per la quale io mi sono appassionato all'automobilismo, al rally in particolare, perché in casa mia non c'è nessuno che ha mai nutrito passione o interesse per questa tipologia di sport. Passando una prova a pochissimi chilometri da casa mia e in bicicletta andavo a vederla, insomma mi sono appassionato. Poi ho deciso di correre, mi sono fatto una macchina in casa, ho fatto la prima gara all'Alta Val di Cecina nel 2003 e da lì poi è stata un'escalation fino a quando poi ho riuscito a trovare il budget per poter partecipare con una macchina, diciamo, da assoluto, una macchina per poter lottare per l'assoluta, che era a quei tempi la Clio Gruppo A, che era ancora una macchina, è ancora tutt'oggi, ma a quel tempo lì era ancora una macchina bella performante. Sì, bella performante, e facemmo sì. Nel 2006 mi pare feci il quarto assoluto, nel 2007 il terzo assoluto, nel 2008 secondo assoluto, nel 2009 l'ho vinto per la prima volta. Bene, siamo arrivati nel 2017 e Morale adesso è 8 volte vincitore. E così, non è che per caso c'è qualcuno che ti viene a dire ti piace vincere facile? Ma sicuramente per questa edizione qui magari lo avranno anche pensato. Comunque, però vincere, come al solito gli assenti? Gli assenti hanno sempre torto. Bravo. Poi io, diciamo, corro tra virgolette da hobbista. Luca qui presente magari l'ha fatto e lo fa un pochino più professionalmente, quindi sa che quando si monta in macchina non è niente mai scontato, non è mai facile, perché anche correre tra virgolette sulla carta con una superiorità, sia di mezzo sia magari anche di conoscenza del percorso, però poi fare la gara, mantenere la concentrazione, l'imprevisto è un attimo, eccetera. Quindi niente. E poi non è una gara di atletica dove al limite, che ne so, ti viene che ti prendi una stiratura, qualcosa eccetera. Quando ci sono di mezzo meccanica e tanti fattori, gomme eccetera, così rotture o eventuali altre problematiche sono all'ordine del giorno. Ha detto perfettamente Carlo Alberto, vittorie facili non esistono. Veniamo invece al nostro Luca semivivo Panzani, perché in effetti ha cominciato l'anno con il botto partecipando al Rally di Monte Carlo come vittoria premio del trofeo Renault che tu hai vinto nel 2016, e lì è sbaragliato subito il campo, perché sei andato con tranquillità e sei tornato vencedor, almeno a livello di Renault. Poi dopo hai partecipato con una Super 2000 al Rally del Ciocco e sembrava l'inizio di una stagione positiva, perché anche lì hai dimostrato con una vettura inferiore rispetto alle R5 presenti, che però in percentuale facevi segnare dei belli scratch crono. Dopo invece c'è stato il deserto dei Tartari. E invece no, non è 100 giorni di anonimato. Mi viene a raccontare che sei qui per presentare il tuo programma. Sì, il mio programma andrà in onda da estate inoltrata. No, il mio programma era da inizio anno che avevamo deciso di fare un programma diverso quest'anno, poiché con Renault avevamo toccato il cielo, ovvero oltre non si può andare, e altri programmi esteri non riuscivamo a metterli in piedi anche a livello lavorativo. Anzi, abbiamo deciso. Scusami, ti interrompo, perché parlando di Renault mi è venuto in mente che purtroppo in questi giorni è mancata la madre di Guglielmo Giacomello, e volevamo unirci alle condoglianze di un grande appassionato e di un grande uomo di sport.
quando perdiamo la mamma, colei il quale ci ha dato la vita, quindi è una bella botta. Guglielmo, veramente le più sentite condoglianze da tutta la redazione e da tutti gli appassionati di motori della Toscana. Prego, a te. Ci voleva. Sì, ci voleva proprio Guglielmo. È un'ottima persona. Perfetto. E che mi ha aiutato molto con Renault. E avevamo deciso di fare un programma diverso perché le altre strade erano un po' non chiuse, però portavano a poco, non a quello che avevamo già fatto, quindi abbiamo deciso di cambiare categoria, abbiamo deciso di andare su quattro ruote motrici, di andarsi a confrontare con i top driver. Rally del Ciocco, la prima volta che usavo un quattro ruote motrici, abbiamo deciso di non fare il campionato minore ma di confrontarci subito nel campionato italiano, perché tanto è lì che uno deve andare per vedere che punto è e dove può arrivare. E grazie a Hankook e a Fabrizio Bardi siamo riusciti a mettere su un programma che sapevamo che era di 4-5 gare. Faremo Rally San Marino con la Super 2000, Città di Lucca con vettura R5 come test, e poi useremo la solita vettura R5 e Rally Due Valli, l'ultima gara campione italiano. Diciamo che c'è un programma sotto che è interessante, che per adesso è campato in aria, però qualche base c'è, e è una strada che abbiamo deciso di intraprendere insieme e speriamo di poterla portare in fondo e poter confrontarsi con i massimi esponenti del campione italiano, che comunque sia, avendo anche fatto Monte Carlo, posso dire che a livello italiano, l'abbiamo visto anche a Sanremo, penso che sull'asfalto ce ne sono pochi che vanno forte quanto noi. Bene, a me quello che fa ridere di Luca è, a parte il fatto del gran piede e anche e soprattutto la grande conoscenza tecnica in virtù del fatto del suo lavoro quotidiano, mi fa ridere perché lo ricordo come il pilota i cui sponsor sono quelli che proprio, nonostante gli inviti, non vogliono mai venire in trasmissione, a cominciare da Fabrizio Bardi. Quindi Fabrizio, ci si conosce, almeno io conoscevo tuo zio quando correvo io, quindi quando vuoi venire, sai che è una porta aperta, Livorno non è tanto lontano da dove registriamo noi, vieni qua, basta che ti fai vedere e parliamo un po' di nere e rotonde, il famoso discorso delle gomme. Poi c'è quell'altro tuo sponsor che fa i fissi, è grande amico, grande amico, Daniele che Cagnone. Addirittura una volta lo avevamo già quasi sulla sedia, è scappato. E poi il presidente dell'ACI di Lucca. Che, no, vabbè, quest'anno non ce l'ho. Quest'anno neanche. E beh, però dai, no. Uno che ti ha dato fiducia. Sì, 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 l'anno scorso è fra c'ho Fabrizio Bardi e Daniele. Comunque, ecco, tanto per dirvi che le cose che mi fanno ridere sono proprio queste, dove ci sono tante aziende che invece vogliono andare in prima fila, ok, e invece altre che proprio lo fanno proprio per mecenatismo puro, per pura passione. Questo è molto importante. A livello di passione, caro Alberto, la tua come, se dovessi misurarla, quanto fa da 1 a 200? Ma perché 100 oramai, quelli che vengono qua, ci arrivano tutti a 100. Ma da 1 a 200, diciamo 180. E quanto tempo pensi nella tua giornata ai motori e alle gare? Perché tu fai un'attività completamente all'opposto del discorso sì, motori. Sì, ho un'azienda agricola, quindi sì, lavoro con dei mezzi che hanno quattro ruote, cominciano per trrr sì, e finiscono in tori. Sì, e quindi però ci penso spesso quando vado al lavoro, che magari transito su delle strade che mi immedesimo un po', non guidando velocemente, però dico Madonna, qui potrebbe passarci una prova speciale, sarebbe bello questo punto, quest'altro punto, diciamo, pensare ci penso, perché la passione c'è, e guidare la macchina da corsa, io ho corso in moto, ho fatto motocross anche a un discreto livello, però l'emozione che trasmette una macchina da corsa è una cosa particolare, una cosa unica che si prova solo guidando una macchina da corsa, quindi niente, finché ho la possibilità andrò avanti. Sì, anche perché anche tu adesso sei recente padre, c'era la bimba piccola, una bambina di quasi 14 mesi che dà tantissima soddisfazione. Però impegnano parecchio. Sì. Senti un po', la prossima gara, allora te sei appena reduce dal Val di Cecina, cosa farai adesso? Ma state tranquilla? Oppure l'estate tranquilla, parlando sportivamente parlando, sì, perché con il lavoro che faccio l'estate per me è impegnatissima,
Difatti, il rally di Lucca, ne parlavamo prima con Luca, per me farebbe piacere farlo, però fino a che verrà svolto nel mese di luglio, per me è impossibile. Quindi ci presenteremo, credo, a Reggello, sempre con l'R5, sperando che quest'anno ci sia maggiore affluenza e maggiore bagarre per divertirci. Sentite un po', l'ultima domanda che vale da per tutte e due. Voi credete che effettivamente in Toscana ci sia troppa densità di gare? Si corra troppo a livello solo realistico? E se questo se è sì, è per tutte e due. Puoi partire allora pure io... E se sì, cosa si potrebbe fare? Ridurre un po' le gare oppure è giusto che siano secondo così? Secondo me dovremmo tornare un po'... Dovremmo guardare il passato quello giusto. Secondo me dobbiamo ritornare a... Magari anche gli organizzatori si dovrebbero mettere d'accordo, fare magari una gara e farla più bella, maggiori più chilometri e magari anche un po' più prove speciali, rally un po' più complessi e più completi, che possono far venire voglia alle persone di farli. Secondo me ci sono troppe gare corte, troppe gare sprint, che spesso persone che magari hanno intrapreso campionati, campionato italiano, IRC, TRA, poi non tornano nemmeno più a fare. Perché purtroppo fare un rally day con 36 km di prove, se fai una gara, anche l'italiano un po' l'hanno un po' sciupato, però se fai una gara come il Casentino, le fai su una prova, quindi secondo me a farne così tanti hanno un po' sminuito la bellezza del rally. Secondo te, Alberto? Sono pienamente d'accordo con quello che dice Luca, specialmente con l'ultima cosa che ha detto. Troppe gare... si perde un po', si è perso secondo me anche l'appeal anche del curioso, dell'appassionato diciamo spicciolo, che vede in continuazione gare, ma l'hanno fatta l'altra settimana lì, la prossima settimana ce n'è un'altra là, cioè sono diventate come quasi come le partite di calcetto, cioè non si capisce più quali sono i primi attori, io parlo regionalmente, poi ovviamente nel campionato italiano è un'altra cosa, però non hai più il valore che poteva avere il mio, come posso dire, il mio idolo che era Vareno Grassini, che aveva vinto 7 volte l'Alta Val di Cecina, cioè parlare di Vareno Grassini ancora oggi si sa chi è. Magari fra 15 anni, 20 anni parlare di Carlo Alberto Senigallesi magari nessuno sa chi è, perché magari ha vinto il rally sprint di All. Secondo me è sminuito, meno gare con più affluenza, le prove più lunghe, gare più selettive, sicuramente saranno più impegnative, però quando ce n'è meno uno si può dedicare di più e programmare all'inizio dell'anno le gare che vuol fare e farle in una maniera diversa, e sicuramente riacquisterebbe anche il valore che aveva una volta. Bene, avete sentito i pareri di due piloti di vaglia. La realtà è che bisogna fare effettivamente qualcosa per questa densità eccessiva di gare sul territorio regionale toscano, ma la stessa cosa, come dice il nostro Bugelli, è valida anche a livello nazionale. La polverizzazione delle gare porta a non riconoscere il vero campione e porta ad assegnare titoli a raffica, e così non esiste più la elevazione del campione a livello numerico, il vero numero uno. Li ringraziamo dello spazio che hanno trovato nel loro tempo libero per venirci a trovare, li riaspettiamo qui non appena avranno qualcos'altro da dirci, e soprattutto tutti insieme ringraziamo voi telespettatori per la vostra attenzione.